non sono tornati. Gli abitanti del quartiere caduti della Resistenza, che erano stati provvisoriamente trasloccati in altri quartieri, non sono più tornati. La comunità si è disciolta e così la speranza di riprendere la vita civile e comunitaria di prima della ristrutturazione, che tutti gli abitanti avevano voluto. Scale nuove, stesso vento, cantava Diego. Un desiderio, un sogno. Poi, come la maggior parte dei sogni, la realtà li fa svanire. E così è stato anche per il nostro sogno. L'ATER, l'ente proposto, ha lasciato ancora una volta che il quartiere degradasse. Oggi il quartiere è quasi totalmente abitato da famiglie di extracomunitari, per fortuna, ma essi non hanno per il momento né la cultura né il retroterra storico, come potrebbero, delle case dove abitano. Novembre 2023. Sono passati 27 mesi e siamo ritornati al quartiere Caduti della Resistenza. L'abbiamo trovato migliorato solo per lo sfalcio delle erbacce e già solo questo rende le case più visibili. Per il resto è ulteriormente peggiorato. I muri delle case, non avendo subito nessuna manutenzione, sono ulteriormente degradati.
così come l'ex rifugio monumento e la lapide ricordo, che versano in stato di abbandono. Il disagio più grande, che dall'esterno non si nota, sono i continui guasti all'impianto di riscaldamento di interi caseggiati, con manutenzioni perenni. L'ATER è colpevole per questa situazione di continuo inesorabile degrado, ma anche la giunta comunale è latitante. Si spera che gli attuali abitanti si organizzino per richiedere la fine del continuo degrado delle case dove abitano e vivono. Padova, 22 novembre 2023. Egregio signor Sergio Giordani, sindaco di Padova. È con sincera collaborazione critica che mi permetto di inviarle questo documento visivo, 10 minuti, sulla situazione del quartiere Caduti della Resistenza, dove sono nato e cresciuto, e che lei ben conosce. Faccio appello alla sua sensibilità e alla sua responsabilità amministrativa di questo comune affinché si faccia promotore e da parte della sua amministrazione e presso l'ATER per il risanamento definitivo di questo storico quartiere che si trova in stato di semi-abbandono.
È una sofferenza per me che ho contribuito e lottato per il suo mantenimento e la ristrutturazione degli anni passati. Ogni volta che mi reco a far visita ai miei familiari è un colpo al cuore. Nonostante la mia veneranda età, non mi so rassegnare a vederlo così degradato. Se si trattasse di uno stato d'animo personale sarebbe poco importante, ma è lo stato di rassegnazione collettiva degli abitanti, vecchi pochi e nuovi molti, che mi preoccupano per gli spazi che si possono aprire e in parte lo sono già alla malavita. Occorre salvare una volta per sempre questo quartiere. Buon lavoro, signor Sindaco.